Sì, grazie Presidente. Già la senatrice Malpezzi e successivamente altri senatori del gruppo del PD sono intervenuti e interverranno su aspetti fondamentali di questa legge di delegazione europea. A me il gruppo ha assegnato oggi uno degli interventi dedicati prevalentemente al contenuto dell'articolo 4 della legge, e in particolare ai rischi che noi cogliamo, e non soltanto noi, per la libertà di informazione nel nostro Paese. Adesso il senatore Lombardo invitava a non chiamare legge bavaglio il cosiddetto emendamento Costa, che è contenuto anche in questa nostra discussione e votazione proprio nell'articolo 4. Ora potremmo anche evitare di usare questo termine, senatore Lombardo, ma viva Dio, lei mi deve spiegare come, quale altro termine può essere usato, e noi siamo disposti a farlo, ma dimostrando però che non si tratta di una grave restrizione della libertà di informazione, che si inquadra in un pesante attacco che questo governo e questa maggioranza stanno conducendo alla libertà di informazione, nei confronti della libertà di informazione e del lavoro dei giornalisti. Vedete, l'abbiamo accennato anche in qualche altra occasione, in qualche modo anche nel dibattito di ieri sui provvedimenti della riforma cosiddetta della giustizia del ministro Nordio. Il quadro è un quadro per noi molto preoccupante. Questo è un governo che mostra quotidianamente, ha mostrato, continua a mostrare un fastidio per tutto quello che è controllo, controllo democratico, contropotere, ma in una democrazia occidentale, certo non mi riferisco ai paesi in cui vigono le democrature o dei regimi che colpiscono e mettono in carcere i giornalisti che fanno il loro dovere, che intimidiscono i magistrati colpendone l'autonomia. Mi riferisco alle democrazie, le democrazie liberali, le democrazie occidentali e nel caso nostro la democrazia nata e sancita dalla Resistenza e sancita nei principi della Costituzione. Bene, tra questi principi c'è anche il rispetto fondamentale dell'articolo 21, ma questo governo mostra fastidio per questi contropoteri, per questi controlli. Quale altro termine si può usare quando si vuole e si vuole, si cerca di colpire il ruolo di questo Parlamento con la vostra riforma del premierato e si vuole indebolire il ruolo di garanzia, le prerogative del Presidente della Repubblica? E quale altra preoccupazione potremmo esprimere quando ripetutamente da parte del Governo arrivano segnali di lesione dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati? Aggiungo, ci sono delle trasmissioni che sono urticanti, per fortuna. Report di Sigfrido Ranucci è una trasmissione che non ha mai fatto sconti a nessuno, che ha colpito nel suo lavoro di inchiesta l'attenzione dell'opinione pubblica, parlando di tutte le forze politiche volta per volta, parlando di tante forze economiche, sociali, di tanti potentati. Ma il giornalismo di inchiesta è questo. Il giornalismo d'inchiesta va, come dire, benedetto, non va colpito, non va intimidito. Quando una Presidente del Consiglio decide di querelare uno scrittore come Roberto Saviano, il quale può aver usato anche espressioni che non avrebbe dovuto usare, ma dà l'impressione, da Presidente del Consiglio, di Golia che vuole querelare David. Però poi la storia, anche in quella vicenda, dimostra che poi alla fine le ragioni, anche di quelli che appaiono più deboli di fronte al potere, prevalgono e vince Davide e non vince Golia. Ma i segnali sono questi. Per esempio, giace e non si manda avanti la legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sono dei tentativi di alcuni senatori della maggioranza di voler colpire i giornalisti che perché con sanzioni elevate per reato di diffamazione nei confronti di chi? Del potere, dei potentati. Quando invece noi abbiamo centinaia e centinaia di giornalisti